Amici di Safe Drive, ben ritrovati nei nostri studi. Anche questa settimana abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori novità che giungono dal mondo delle quattro ruote, il mondo dell'auto. Partiamo con Citroen C3, che da oggi è equipaggiata anche con il nuovo cambio automatico EAT6, e poi scateniamo il nostro spirito sportivo assieme a Stefano Accorsi e alla sua Peugeot 308 Racing Cup. Ma questo è soltanto l'inizio, parleremo anche di Renault, Mercedes e perfino di vela con l'Unconventional Team di Citroën. Ora un breve stacco pubblicitario e poi a seguire il primo servizio di oggi. Ti piacerebbe dissetarti con una bevanda gasata al gusto cola? Lasciare appunti su foglietti adesivi riposizionabili? Fare uno spuntino con una crema spalmabile alla nocciola? O cospargere la pelle di polvere di talco e acido borico? Chiama le cose col loro nome. Se dici accendi fuoco, dici diavolina. La C3 è la Citroën più venduta di sempre. Oltre 500.000 vetture solo in Italia. La nuova generazione, da qualche mese introdotta sul mercato, eredita dunque un compito difficile e naturalmente stimolante. L'intrigante francesina non sembra affatto sentirne il peso e punta tutto sulla sua voglia di essere anticonvenzionale a partire dal suo look giovane e coraggioso. I fatti sembrano darle ragione, le vendite non tradiscono le aspettative, ma c'è di più. Nuova C3 ha conquistato numerosi cuori finora fedeli ad altri marchi. Il 55% degli acquirenti, infatti, grazie a C3, entra per la prima volta a far parte del mondo Citroën. Da oggi nuova C3 ha un'arma in più, ovvero la possibilità di essere equipaggiata con il cambio EAT6 di nuova generazione, sviluppato dal gruppo PSA. Una opportunità che risponde prontamente ad un mercato sempre più orientato verso i vantaggi del cambio automatico anche nei segmenti inferiori. Il cambio automatico EAT6 garantisce un grande comfort di guida, perché grazie alla tecnologia Quick Shift l'innesto delle marce è più rapido, più fluido, e queste caratteristiche si coniugano bene con le caratteristiche del motore, il PureTech 110 Stop and Start, che è caratterizzato dalla sua coppia massima di 205 Nm già ai bassi regimi, perché parliamo di 1500 giri, e quindi questa associazione delle caratteristiche del motore e del cambio garantiscono un grande piacere di guida e un grande comfort durante i viaggi. Nuova Citroën C3 è disponibile con cambio automatico solo con motorizzazione PureTech 110 SS e negli allestimenti Feel e Shine con prezzi rispettivamente di 17.300 e 18.550 euro. È un caso più unico che raro, una prosecuzione ideale ma allo stesso tempo inaspettata, un passaggio dalla finzione cinematografica alla realtà. Il metodo Stanislavski applicato alla lettera, come mai in passato. Il tutto ha avuto inizio con il film Veloce come il vento, del regista Matteo Rovere, storia ambientata nel mondo delle competizioni automobilistiche, che dopo un'interpretazione di ottimo livello ha portato Stefano Accorsi al prestigioso riconoscimento del David di Donatello come miglior attore protagonista. Ma Stefano Accorsi non si è fermato qui e dopo alcuni mesi si è rinfilato tuta, guanti e casco per entrare nell'abitacolo e questa volta senza recitare della Peugeot 308 Racing Cup, il bolide con il quale quest'anno Peugeot Sport Italia dà l'assalto al campionato italiano turismo. Questa è la prima volta che dopo il film poi piano piano abbiamo cominciato a venire in pista, ad allenarci con la macchina e adesso ci troviamo a fare il campionato turismo italiano. Dopo il film abbiamo continuato a girare in pista e a un certo punto a Massimo Arduini è venuta in mente quest'idea un po' pazza. Poi parliamo di circa più di 11 mesi fa, quindi abbiamo parlato con Peugeot, quest'idea abbastanza pazza piaceva a tutti e ci siamo buttati nell'impresa. Quando sono arrivato poi al primo giorno di allenamenti, praticamente non avevo dormito, mi sono detto, dopo quegli 11 mesi, ma chi me l'ha fatto fare?
Max Arduini è una persona che infonde molta serenità ed è un ottimo istruttore. Quindi ci siamo divertiti a girare. La Peugeot 308 Racing Cup ha una stretta derivazione dalla produzione di serie, in particolare, come è facile intuire, dalla 308 nella versione GTI by Peugeot Sport. Ma il lavoro per arrivare ad essere competitivi in pista richiede comunque una profonda fase di sviluppo e naturalmente una serie di componenti specificamente destinati alle versioni racing. 308 Racing Cup, un modello che abbiamo deciso di utilizzare per scendere nel campionato italiano turismo, nella categoria TCT, con una livrea che è ispirata a quella della 208 T16 che sta correndo il campionato italiano rally con la coppia Andreucci e Andreussi. È una vettura che deriva strettamente dalla 308 GTI by Peugeot Sport di serie, la vettura che potete acquistare nei saloni Peugeot e che adotta il motore da 1,6 litri, qui sviluppato ulteriormente fino ad arrivare a 308 cavalli. Per definizione il tempo vola e Stefano Accorsi, dopo alcuni test, ha già esordito in gara con la Peugeot 308 Racing Cup insieme al suo istruttore di guida e compagno di squadra Max Arduini. Al circuito di Adria, sotto una pioggia infernale, Accorsi ha dimostrato di non avere solo volontà, ma anche talento, tanto da riuscire a portare a termine una gara disputata in condizioni a dir poco proibitive. Impegni cinematografici permettendo, Stefano Accorsi parteciperà ad almeno altre due gare del campionato italiano turismo, sempre naturalmente con la 308 Racing Cup di Peugeot Sport Italia. Ma dato che l'appetito viene mangiando, non è escluso che possa aprirsi anche la possibilità di qualche impegno in più tra staccate e cordoli. Renault Mégane Grand Coupé, linee dinamiche ed eleganti, uno spazio generoso in grado di coccolarci durante la vita a bordo grazie alla sua ricca tecnologia. L'abbiamo portata nei nostri studi per conoscerla meglio insieme a voi. Vediamo. In un mercato automobilistico dove i SUV e i crossover la fanno da padrone, ci chiediamo con questa intervista in studio di oggi se c'è ancora spazio per le coupé nel nostro mercato e più in generale chiaramente in Europa e nel mondo. Per farlo abbiamo un nostro gradito ospite, un ritorno, do quindi il benvenuto a Francesco Fontana Giusti, direttore relazioni esterne di Renault Italia. Buonasera Francesco e grazie di essere qui con noi. Buonasera a te e buonasera a tutti. Domanda forse insomma banale per chi conosce bene il settore e ha tanta esperienza. Ci hai portato in studio per approfondire questo argomento una delle ultime vostre novità di casa Renault, la Mégane Grand Coupé. Partirei però proprio da questo concetto che ho ribadito in apertura, il mondo delle coupé che tanto ha affascinato nella storia dell'automobile, che sembrava essere stato messo da parte da questa nuova generazione di modelli con molto più imponenti, con una guida molto, con una posizione molto più alta. Si riescono ancora a ritagliare il loro posizionamento all'interno dell'offerta? Sì, si chiama Grand Coupé appunto per significare lo spazio interno e la linea da coupé. Ed è sorprendente, sembra una contraddizione perché la vedi da fuori, sembra una coupé a tutti gli effetti, apri lo sportello e vedi un mondo incredibile all'interno, perché ha lo spazio di una berlina, di una grande berlina del segmento D. Dunque è un'offerta molto particolare. Non parlerei di un'altra carrozzeria di Mégane, ma proprio della Grand Coupé, e noi abbiamo deciso di lanciarla perché secondo noi c'è un mercato lì fuori, anche se i numeri del segmento non ci rassicurano. Noi ci crediamo, come abbiamo fatto nel passato lanciando delle nuove proposte, abbiamo lanciato i monovolumi eccetera eccetera, vogliamo essere innovativi anche nell'offerta prodotto e abbiamo questa bellissima offerta, tanto spazio con un look decisamente sexy. Questa vettura è fatta appunto sulla piattaforma CMF-CD, dunque beneficia di tutta la tecnologia delle vetture di alto segmento come Espace e Talisman. All'interno appunto abbiamo il sistema Relink 2 con lo schermo da 8,7 pollici, abbiamo il sistema Multisense che abbiamo lanciato su Espace, lo ricorderai, abbiamo l'Adobe Display a colori, dunque tanta tecnologia a bordo, e su questa vettura in particolare, e questo ci differenzia rispetto alla concorrenza, abbiamo l'apertura del bagagliaio a mani libere, questo è molto utile visto la capienza del bagagliaio.
Lorenz van den Acker, il nostro designer, ha fatto un altro miracolo con questo tetto panoramico che unisce il parabrezzo e il lunotto, gli conferisce veramente questo look da coupé, misura 4,63 m di lunghezza, dunque è proprio intermedio tra la berlina a due volumi del segmento C e la grande berlina del segmento D, dunque un'offerta, c'è stato proprio un buco lì dove noi abbiamo inserito questa vettura. Abbiamo il passo più largo della categoria, la carreggiata anteriore e posteriore, che permette appunto di avere tanto spazio all'interno. Abbiamo la firma luminosa che ritrovi su tutte le Megane, che è molto distintiva rispetto alla concorrenza. Insomma, una vettura con un design decisamente molto, molto coupé, molto sexy, e dunque sicuramente piacerà al mercato italiano. In questi ultimi anni si è assistito a una crescita esponenziale della tecnologia a bordo, di tutta una serie, no, di caratteristiche che un po' tutti i marchi, se vogliamo, hanno un po' abbracciato, però al tempo stesso forse bisogna sottolineare il grande lavoro che ha fatto Renault nel arrivare a offrire dei prodotti veramente da un punto di vista tecnologico di altissimo livello. Ma questo è il futuro ed è proprio il discorso delle piattaforme, il fatto di condividere i costi con altri marchi, altre vetture, che ci permettono appunto di portare il massimo della tecnologia su dei segmenti inferiori. E tanti sistemi di assistenza alla guida, che sono numerosi. Allora, come sistemi ADAS abbiamo tre famiglie: abbiamo quelli che permettono di mettere in sicurezza, quelli che permettono di facilitare appunto la vita a bordo, e quelli di avvisare. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo il cruise control adattativo, quello che permette di seguire la velocità con il veicolo davanti senza che tu debba fare niente. Avevo portato Sainz sulle spalle, è rimasto sorpreso, pensa lui che guida la Formula 1, è il massimo della tecnologia. Poi abbiamo per avvisare, abbiamo il riconoscimento, l'avviso nel caso di quando ti addormenti, e abbiamo per facilitare anche l'Easy Park Assist, che permette senza mani di parcheggiare senza nessuna difficoltà. Dunque siamo a due passi dalla guida autonoma. La tecnologia per quanto riguarda la vita a bordo è molto migliorata, ma anche per quanto riguarda la sicurezza. Certo, non abbiamo ancora approfondito l'argomento riguardante le motorizzazioni. Sotto questo punto di vista c'è da dire qualcosa di interessante, no? Perché parliamo di una vettura, come dicevamo all'inizio, piuttosto aggressiva, che dà anche un buon feeling a livello proprio di guida. Sì, qui torniamo nel discorso tecnologico, nel senso tutto il discorso del downsizing che arriva appunto dalla nostra esperienza in pista. Abbiamo tre motori, abbiamo un benzina e due diesel. Il benzina è un TCE da 130 cavalli con cambio automatico a doppia frizione a 7 marce, è un 1200 che si guida come se fosse un 2000 aspirato. Abbiamo due diesel, un 110 cavalli con trasmissione manuale e automatica a 6 marce, e lì il punto principale sono i consumi e le emissioni, pur mantenendo chiaramente un buon livello di prestazioni. Parliamo di 3,7 litri per fare 100 km, parliamo di 95 grammi, che guarda caso è il target che devono avere tutte le case nel 2020 o 21, adesso non so più se è stata spostata la data, e abbiamo l'ultimo, il DCI da 130 cavalli, che è un po' il fiore all'occhiello, qui parliamo veramente di performance. Abbiamo 320 Nm, dunque veramente tante prestazioni, pur mantenendo consumi ed emissioni ad un livello molto basso. In realtà voi di Renault siete stati capaci di mantenere una politica a livello proprio di posizionamento di prezzi molto accessibile. Questo nasce sicuramente da sinergie, nasce sicuramente da condivisione di piattaforme, però il livello, il rapporto qualità-prezzo anche per Gran Megane Coupé mi sembra indubbiamente interessante. Il primo motivo d'acquisto rimane sempre il design, dunque parlare solo di prezzo è anche riduttivo, per cui è il prodotto prima di tutto. Se il prodotto piace, poi dopo segue tutto il resto. Prodotto intendo design, intendo anche tecnologia, ne abbiamo parlato. Il prezzo chiaramente sì, è molto positivo su questa vettura. Noi abbiamo deciso di posizionarla in alto, questa Megane Grand Coupé, dunque abbiamo tolto il primo livello di allestimento che c'è sulla Megane e siamo partiti dal secondo livello, che è il Zen, fino all'Intense, e il prezzo comunque rimane estremamente interessante, perché il prezzo
prezzo di partenza di 23.550 euro, questo è il listino, e bisogna andare dal concessionario per vedere lo sconto che viene fatto a livello concessionario, dunque sicuramente molto interessante, sconto che viene ulteriormente aumentato con la permuta, dunque è veramente interessante acquistare questa vettura proprio in questo momento. Un saluto e un ringraziamento quindi a Francesco Fontana Giusti, direttore relazioni esterne di Renault Italia, e grazie di essere stato qui con noi. Grazie a te e grazie a voi. Sono sempre in aumento le adesioni, segno che l'iniziativa continua a piacervi e questo a noi fa molto piacere. Stiamo parlando, e avrete certamente capito, di Tesser per un giorno, un'idea promossa da Safe Drive in collaborazione con Automobilismo, il magazine Fuori Giri e Pit Stop Advisor. Con la prossima clip andiamo a scoprire qual è la protagonista di questo mese e naturalmente le modalità per iscriversi e diventare Tesser per un giorno. Insegui i tuoi sogni e iscriviti a Tesser per un giorno. Questo mese potrai essere protagonista di uno dei servizi di Safe Drive insieme alla tua famiglia, a bordo della nuovissima Land Rover Discovery. Il SUV a 7 posti della casa britannica è in arrivo sulle strade italiane in questi giorni con la sua quinta generazione. Pensato proprio per soddisfare le esigenze di comfort e garantire tanta sicurezza alle famiglie numerose, Land Rover Discovery offre un bagagliaio di 1.231 litri con 5 posti utili e fino a 2.500 litri abbattendo la seconda e terza fila di sedili. Un fuoristrada elegante e ipertecnologico che, grazie a dispositivi come il Terrain Response 2 e l'All Terrain Progress Control, è in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno e fondo stradale. Se vuoi stupire la tua famiglia e passare un'intera giornata con loro alla guida di Land Rover Discovery, compila il form dedicato, che trovi sui siti dei media partner dell'iniziativa. La tua candidatura arriverà in redazione e potrai così essere scelto per realizzare un servizio televisivo trasmesso durante una delle puntate di Safe Drive e poi caricato sul magazine Fuori Giri della pagina motori del giornale.it. Contemporaneamente potrai scrivere e firmare due articoli che verranno pubblicati sul mensile Automobilismo e sul portale pitstopadvisor.com. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Vi aspettano dopo la pubblicità. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Una bevanda gasata al gusto cola? Dei foglietti adesivi riposizionabili? Una crema spalmabile alla nocciola? Chiama le cose col loro nome. Se dici accendi fuoco, dici diavolina. Segui le tue emozioni e troverai la tua strada. Tu e la strada, una cosa sola. Pneumatici Hankook, partner ufficiale UEFA Europa League. AEZ, pura azione. Yokohama V905. Fenomeni invernali. La sogni perché ti emoziona. La vuoi perché è sicura. Non puoi resisterle perché è straordinaria di serie. Oggi Volvo V40 Diesel D2 ti offre di serie le innovative tecnologie Volvo, come il City Safety con frenata automatica e airbag esterno a protezione dei pedoni. Volvo V40 Diesel D2 Kinetic, lo straordinario, è di serie, tua, da 19.500 euro. La puntata di Safe Drive continua sull'onda della sportività. Abbiamo infatti conosciuto da vicino Nico e Vittorio Malingri, due velisti che hanno battuto il record mondiale nella traversata Dakar-Guadalupe sotto il nome di Citroën. Noi invece ci accontenteremo nel servizio successivo di salire a bordo di una classe E per un viaggio da Milano a Stoccarda e fare un'immancabile, ovviamente, visita al Museo della Stella Tre Punte e un gustoso antipasto in preparazione all'Emilia Miglia. Ma devo dare prima spazio alle news.
Per il suo primo vero e proprio debutto in società, DS7 Crossback ha scelto di accompagnare il nuovo presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, nel suo primo tragitto sugli Champs-Élysées. Per l'occasione il giovane marchio del gruppo PSA ha forgiato la versione speciale di S7 Crossback presidenziale, con tetto apribile realizzato su misura, cerchi da 20 pollici con dettagli dorati, rivestimenti in pelle art leader e numerosi altri elementi unici come l'emblema della République Française. Ma la versione presidenziale non è l'unico modello ad aver visto la luce prima della commercializzazione di gennaio 2018. In questi giorni, infatti, al Dealer Day di Verona ha fatto il suo esordio la DS7 Crossback La Premiere, un'anteprima tutta italiana. Torna la Sound Edition di Hyundai. Questa volta l'allestimento speciale è dedicato al SUV Tucson e va a posizionarsi al vertice della gamma, al di sopra anche della versione X-Possible. Oltre al look più grintoso, Tucson Sound Edition dispone del nuovo sistema audio Surround System di Kenwood a 9 canali, che comprende nuovi speaker e tweeter anteriori, nuovi speaker a due vie posteriori, amplificatore digitale a 4 canali e subwoofer attivo. Come la X-Possible, anche la versione Sound Edition è disponibile con tutte le motorizzazioni diesel e con il turbo benzina 1.6 da 177 cavalli 4WD. Nel mondo dell'automobile accade di tutto, anche che alla vigilia della Mille Miglia, la corsa più bella del mondo in edizione auto storiche, Mercedes organizzi un ride di 1200 km per ricordare un avvenimento che raccoglie in sé tutte le peculiarità della casa di Stoccarda, cioè agonismo, affidabilità, sicurezza, prestazioni, con la sua ammiraglia media, la classe E. Era il 1956, quando l'antesignana della berlina Mercedes-Benz più famosa, la 220A Ponton del team Erwin Bauer Erwin Group, dopo aver trionfato alla Mille Miglia nella sua classe, rientrò a Stoccarda da vincente, continuando a macinare ininterrottamente i chilometri che la separavano da casa. Per ricordare l'impresa, Mercedes nel 2017 ha allestito 10 classe E, battezzandole Tribute Ponton 1956, con tanto di targhetta interna celebrativa che ricorda la sua diretta progenitrice. Ponton è la parola che identificava le auto con il baule basso e rotondo, termine poco usato in Italia, dove questi modelli erano chiamati bauletto. In questo modo ha messo alla prova 10 equipaggi di giornalisti dell'automobile e non per collaudare le qualità di affidabilità e di comfort dell'ultima quattro porte di prestigio. Un viaggio di 1200 km in due giorni che ha avuto lo scopo di dimostrare anche ai più scettici che la più intelligente delle vetture con la stella a tre punte è una grandissima passista. È noto che la classe E rappresenta la berlina per antonomasia e nella sua nuova generazione compie un grande passo nel futuro dell'auto, grazie all'utilizzo di numerosi sistemi di guida autonoma che aprono nuovi orizzonti. Il ride, lungo ma non faticoso, è stato l'occasione per testare il nuovo 4 cilindri diesel, motore più corto e compatto del precedente, con la cilindrata ridotta a 1950 cm3, che eroga 194 cavalli, abbinato al cambio automatico a 9 marce. Nel viaggio Milano-Stoccarda e ritorno, secondo il computer di bordo, la classe E affidata a Safe Drive ha percorso quasi 20 km con un litro di gasolio. Citroën, un marchio che cento ne pensa e cento ne fa. Tra le tante, la maison francese decide di lanciare il Citroën Unconventional Team, formato da atleti che interpretano perfettamente i valori del marchio. Be different, feel good. 8 italiani campioni di 6 sport di scivolamento, surf, kitesurf, windsurf, vela avventura, snowboard, skateboard, con tanta voglia di battere ogni sorta di record. Per la specialità vela avventura, Vittorio e Nico Malingri, padre e figlio, tra gli altri progetti decisero di sfidare l'Atlantico e andare all'assalto del record Dakar Guadalupe. Lo scorso aprile il sogno è diventato realtà. Missione compiuta.
l'Unconventional Team, a bordo di Feel Good, un catamarano di 6,5 metri, ha migliorato il precedente record di 10 ore e 16 minuti, nonostante tre scuffiate e poco vento ad accompagnarli nel finale. Una navigazione durata 11 giorni, un'ora e 9 minuti che ha tutti i crismi della grande impresa, a bordo di un'imbarcazione priva di una cuccetta e fisso riparo. Ma chi conosce il carattere di Vittorio e Nico, il vecchio e il nano, così si chiamano tra loro padre e figlio, non si stupisce affatto dell'impresa. Per la loro esperienza e professionalità, certo, ma soprattutto per il carattere decisamente anticonvenzionale. Vittorio, 55 anni, una vita spesa ad inseguire sogni, scegliendo con la testa, ma soprattutto con il cuore, senza paura delle difficoltà e di uscire da sentieri battuti. Col mondo Citroën c'è l'avventura. Cioè, io nella mia vita il mondo Citroën l'ho visto fare cose incredibili, sulle montagne della Mongolia, nei deserti africani, i viaggi, il battesimo della nostra generazione era prendere una Miotto e andare a Dakar, una due cavalli e andare a Dakar, una DS e andare a Dakar. Io sono figlio di quell'epoca, no? Di quelle Citroën e di quelle avventure che per noi ragazzi dell'epoca hanno rappresentato una voglia di libertà mostruosa e la capacità di comprendere che con poco si può fare tanto. Feel Good sta al mondo della nautica come una Citroën da VRC, e io sono un grande seguace, cioè per me quello sport lì è il massimo. Di Sébastien Loeb, per esempio, ecco, il nostro Feel Good è quella Citroën lì. Eccoci ragazzi, Guadalupe, Pro 50 Pietre, io e il vecchio maledetto, due pazzi scocciati attraversano l'Atlantico sul catamarano minuscolo. In studio è approdata una novità assoluta che, a dire il vero, avevamo già ripreso con le nostre telecamere durante il Salone di Ginevra, ma oggi sarà esclusivamente nostra. Di quale auto sto parlando? Della nuova SsangYong Corando. Di lei ci parlerà però approfonditamente il nostro ospite in studio. Buonasera cari amici di Safe Drive, benvenuti in studio anche da parte mia. Ringrazio Elisa che ci ha passato la linea e, proprio come dicevi tu Elisa, oggi parliamo di un modello davvero importante che ha fatto un po' la storia dell'automobilismo in Italia e anche in Europa. Ne parliamo con Maurizio Melzi, che è Brand Manager di SsangYong Italia. Ciao Maurizio, grazie di averci raggiunto in studio. Grazie a voi per l'invito Alice, è sempre un piacere. Allora, ci hai portato una vera novità del marchio che rappresenti, la nuova Corando, un modello che per voi è stato fondamentale, che ha avuto grande seguito anche qui in Italia. Prima di parlare di questa nuova generazione, io direi facciamo un po' la storia della Corando, come è stata accolta dal pubblico quando è arrivata, in che anno e anche qualche numero magari. Volentieri, hai proprio ragione, Corando rappresenta un po' una pietra angolare della costruzione del nuovo marchio SsangYong. È una vettura che è stata pensata alla fine degli anni 10, come si dice, e che è arrivata sul nostro mercato appunto fra il 2010 e il 2011, come pure su altri mercati europei, con una particolarità che per la prima volta il costruttore coreano aveva iniziato un progetto focalizzandosi sul mercato europeo. Corando è stato seminale nello stabilire questi punti focali della progettazione SsangYong. Attenzione al mercato europeo come stile, come contenuti, e grandissimo varietà nella scelta, quindi c'è un Corando per ogni esigenza, prestazioni all'altezza, attenzione, non parliamo di prestazioni che il cliente magari o l'ascoltatore intende la velocità, no, noi parliamo prestazioni a tutto tondo, quindi come risponde una vettura, la vettura deve rispondere in tutte le condizioni, anche e soprattutto in quelle di sicurezza. E quindi siamo molto contenti del cammino che abbiamo intrapreso con Corando, ormai giunto a questa edizione, diciamo, ha una maturità ancora molto evidente. Peraltro, se mi permette, diciamo che da Tivoli in avanti SsangYong ha fatto veramente un passo grande anche dal punto di vista dello stile. Torniamo a Corando che si inserisce e insomma getta di nuovo la sfida al segmento dei SUV. Insomma, quali sono i punti di forza con cui va a combattere contro le concorrenti? Noi riteniamo che Corando abbia un punto di forza principale che rappresenta un po' l'anima della vettura e del costruttore.
nel senso che la scelta di motorizzazione fatta dai colleghi coreani, che mi vede particolarmente convinto, è andata a privilegiare il rapporto di coppia. In questo segmento Corando esprime la coppia più elevata, parliamo di 400 Nm, un valore di tutto rispetto, ha il numero di giri più basso, 1400 giri. Basta una semplice accelerata e la vettura risponde. Quindi è una scelta di potenza intelligente, una cosa che ci tengo a sottolineare, perché la potenza di per sé, no, non vuol dire assolutamente nulla. Bisogna vedere dove è utilizzata. Questa è una vettura che si situa in un segmento dove queste sono le dimensioni, questi sono i pesi, e noi riteniamo che un motore potente possa meglio facilitare l'utilizzo della vettura, non ultimo il piacere di guida. Maurizio, visto che appunto mi parlavi di motori, magari vuoi proprio un po' raccontarci qual è la gamma che offrite, e poi non possiamo non parlare del design che è stato rivisto e anche del comfort interno, anche infotainment all'avanguardia. Sì, diciamo, abbiamo già parlato del motore, i motori, le motorizzazioni disponibili sono due, in realtà tre. Abbiamo un 2 litri benzina, che è una scelta che vedo che sta ritornando nella testa del cliente. E abbiamo comunque una scelta un po' ecologica, un po' di risparmio, che è il B-Fuel, quindi benzina GPL, sempre basato ovviamente sul 2 litri benzina. E poi, come anticipato, abbiamo un 2,2 litri diesel da 178 cavalli, ma soprattutto con quei valori di coppia mostruosi che ti dicevo prima. La gamma in realtà è una gamma tutto sommato semplice. Noi abbiamo tre livelli di allestimento. Su questa, come su tutto il resto della gamma, che sto parlando di Rodios, di Rexton, eccetera, è disponibile il sistema, in questo caso all-wheel drive, che riteniamo più utilizzabile dalla tipologia di cliente che compra queste vetture. Dal punto di vista del design, Alice, l'hai già detto tu, io ho anticipato, sempre frutto di una matita italiana. Ora, ammodernato seguendo, e questo è importante perché tu l'hai anticipato, soprattutto nel frontale, gli stilemi imposti da Tivoli, che è stata molto apprezzata proprio per questa voglia di rompere un po' gli schemi. Continuiamo a parlare di sicurezza. SsangYong Corando, si parla tanto di sistemi di assistenza alla guida. Cosa propone da questo punto di vista? Diciamo che anche qua è il massimo. Dobbiamo fare, scusami, è doveroso, una differenza fra sicurezza attiva e sicurezza passiva. La sicurezza passiva qua, cito un po' una battuta che ho usato recentemente e che vorrei trasmettere anche ai tuoi telespettatori, i 7 airbag non danno l'immortalità, sappiatelo, bisogna sempre essere molto attenti quando si guida, però la vettura li ha. La sicurezza attiva stanno nei valori di coppia che ho detto prima, nella sensazione di guida è molto importante sentire le ruote dove sono, perché questo è un elemento di sicurezza. Nella postura di guida abbiamo dei sedili a bordo di Corando, come sugli altri modelli SsangYong, che trattengono molto, significa stancarsi meno anche quando si guida per lunghe percorrenze. E quindi questa è la sicurezza attiva, essere sempre avanti rispetto alla vettura che stai guidando. Diciamo che già nella versione due ruote motrici i sistemi di elettronica a bordo, che fanno le classiche SP, SR, tutte le sigle che sentiamo parlare, sono fatti proprio per aumentare la sicurezza, e anche su questo punto di vista Corando, come il resto della gamma SsangYong, è assolutamente al livello del tempo. Bene, ti ringrazio anche per questa spiegazione che spesso noi non ci soffermiamo a fare. La differenza tra attiva e passiva non tutti i telespettatori la conoscono, ogni tanto è giusto andare ad approfondire. Io faccio sempre, perdonami questo scherzo, no, hai fatto cito bene. Una famosa prova che ormai tutto il pubblico conosce, la famosa prova dell'alce, no? Allora, la sicurezza passiva è che quando l'alce ti si spiaccica sul vetro tu riesci a uscire. La sicurezza attiva è proprio evitarlo, l'alce. Va bene, speriamo che non ci siano molti alci qua nei dintorni di Milano. Ecco Maurizio, purtroppo il tempo sta per terminare, però non possiamo salutarci prima di aver parlato un pochino dei prezzi. Voi siete famosi per il rapporto qualità-prezzo per quanto riguarda SsangYong, e anche su Corando immagino abbiate una strategia da questo punto di vista. Sì, noi abbiamo sempre un po' anche questa idea di fornire del valore concreto, no? Quindi anche qua siamo stati un po' aggressivi, nel senso che il cliente italiano può salire a bordo di SsangYong con un prezzo che di listino è di poco superiore ai 20.000 euro, ma in realtà abbiamo lanciato la vettura già con una promo di ben 2.500 euro, per cui si sale a bordo di SsangYong attorno ai 18.000 euro. Per arrivare a non plus ultra, che è una limited veramente carica, come diciamo noi in gergo, quindi una vettura diesel, automatica, all wheel drive, con gli interni in pelle, che arriva a toccare di listino i 32.000 erotti, ma con la promo, che è valida su tutta la gamma ed è già attiva almeno per i mesi di maggio e giugno presso i concessionari SsangYong, siamo sotto la soglia, quella psicologica, dei 30.000 euro.
Va bene Maurizio, dobbiamo chiudere purtroppo, io ti ringrazio per tutti i dettagli sulla Corando, ci vediamo nelle prossime puntate con le novità di Sanghyon. Sì, ho anticipato che ci sarà una novità importante per il mercato italiano e volentieri sarò ancora vostro ospite, ne approfitto per ringraziarti dell'invito e auguro una buonissima serata a tutti i vostri telespettatori. Bene, grazie anche da parte mia e grazie soprattutto per averci seguito. Questa puntata di Safe Drive, amici, finisce qui, termina qui però. Rimanete in contatto con noi, vi raccomando, come, i modi sono tanti, ve li ricordo volentieri, il nostro sito internet in primis, www.safe-drive.it o ancora i social Facebook e Twitter. Ma potete scriverci anche all'indirizzo di posta elettronica, info@safe-drive.it. E ancora, se c'è qualche servizio, insomma, che vi foste mai persi, esiste, niente paura, il canale Safe Drive Channel su YouTube, dove potrete ritrovare tutto quanto. Da me e da tutta la redazione quindi un caro saluto e ci rivediamo tra 7 giorni esatti, stesso canale, stessa ora. Buona settimana a tutti, ciao.